bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Allora ragazzi, il sorteggio ha deciso che questo outfit era quello da fare e quindi iniziamo. Perdonatemi se non l'ho fatto ieri raga, ma ho avuto dei piccoli problemini, poi c'era anche l'evento, quindi iniziamo con il glitch raga. Allora bisogna aggiungere, ve lo dico già, l'attività che trovate in descrizione per il borsone verde se siete su Xbox Next Gen. Se no ragazzi, vi fate colpi dell'autofficina, io ora non ricordo quale precisamente, vi porta quello verde, ok? Quello camo, carino. Quindi iniziamo. Andiamo nella parte bassa, quindi dai pantaloni, andiamo su jeans e mettiamo attillati verdi ragazzi. A questo punto, una volta messi questi pantaloni, andiamo dalla parte alta e ci andiamo a cercare magliette designer. E a questo punto mettiamo la Zig Zag Marror bianca numero 51, ma controllate sempre raga perché i numeri non sono sempre uguali per tutti. A questo punto cosa facciamo? Ci indossiamo il giubbotto da lavoro, quello pesca raga, il solito, per passare il cinturone. Ora io questo outfit raga lo farò con il cinturone, ma voi potete metterci magari le spalline oppure il giubbino, ma verde col giubbino arancione sta male. Comunque andiamo dalla parte degli accessori e ci mettete i bracciali, quelli che vi piacciono di più. A questo punto, una volta fatto ciò, vi mettete anche i guantini. Io ho usato questi qua neri raga, questi qua di lana, sono carini, ci stanno bene. A questo punto vi salvate l'outfit nel primo slot ragazzi, è fondamentale. Adesso io raga mi toglierò tutto dalla testa, così poi lo facciamo assieme. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Come al solito ragazzi, mi raccomando, sempre nel primo slot o nell'ultimo, andiamo a indossarci la tuta da scienziato pazzo. La trovate sempre qua dal negozio, dal bancone, completi tutte raga, e mettete la prima allo scienziato. Non state a comprarla di colori diversi perché non serve a niente, usate sempre la stessa. A questo punto, una volta messa la tuta, dovremo andare dal cannocchiale raga. Una volta che siamo arrivati dal cannocchiale, come al solito facciamo così: corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione o touchpad se state giocando da play, andiamo sullo stile e ci mettiamo raga l'outfit che stiamo facendo, che è nel primo slot. Io raga lo chiamo sempre test, così non mi posso sbagliare. Si immergerà la maschera dello scienziato pazzo e a questo punto possiamo andare a salvarci l'outfit. Io raga andrò direttamente da Unation, così sono già lì quando poi andrò a startare il lavoro da titano. Quindi raga, una volta da Munition andiamo a salvarci l'outfit nel primo slot. Non mi prendete per ripetitivo, che ve lo dico sempre, ma tanti mi scrivono che non funziona il glitch perché poi salvano l'outfit dove vogliono loro. Quindi a questo punto, una volta salvato, cosa facciamo? Start, online, avvia attività, create da Rockstar, missioni, lavoro da titano. Se non avete lo yacht è la prima, se avete lo yacht sarà la decima circa, una cosa del genere. Quindi a questo punto raga, senza tante cazzi, andiamo ad avviare l'attività, semplicemente. E una volta che siamo spawnati dentro l'attività, cosa andiamo a fare? Andiamo a salvarci l'outfit sempre nel primo slot ragazzi. E una volta che vi siete salvati l'outfit nel primo slot, decidete voi ora come continuare. Io ci metterò il cinturone ragazzi, quindi mi andrò a cercare un outfit che io posseggo che abbia il cinturone. Link in descrizione se volete prendervi quello del paramedico raga. Io infatti userò questo. Quindi mi seleziono l'outfit, se volete le spalline, la tuta da racing, se volete la giacca da Netturbino, raga, prenderete il completo da Netturbino. Lascio tutto in descrizione. A questo punto quittiamo il lavoro del titano facendo AXA o X quadrato X se giocate da PS, come al solito, ragazzi. E una volta che siamo spawnati, cosa facciamo? Dovremo andarci ad avviare l'attività merge, quindi online, avvia attività, preferite, missioni, e troverete la vostra attività merge, ma dovete aggiungerla ragazzi ai preferiti dal social, link in descrizione per l'attività. Io in questo caso mi farò aiutare dal Grix ragazzi, perché voglio fare poi il borsone verde,
Quindi non ci incischiamo, mi faccio invitare da Grix nell'attività Merge, raga. Se ce l'avete la startate voi, se no potete usare anche, ragazzi, le versus mettendo completi salvati. Quindi a questo punto, siccome mi ha invitato il Grix, lui metterà completi salvati, raga, notate bene nella lobby che c'è completi salvati. Quindi raga, una volta arrivati a questo punto, cosa facciamo? Chi ha messo l'outfit nel primo slot farà una volta a destra, chi ha messo l'outfit nell'ultimo slot farà una volta a sinistra. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Avviare l'attività, ragazzi. Una volta che siamo dentro l'attività non dovremo fare niente di speciale. Quittiamo l'attività dal telefono. Quindi apriamo il telefono AXA per Xbox o X quadrato X per PS. Una volta, raga, che abbiamo quittato l'attività e siamo spawnati in free mode, ci troviamo un'auto, saliamo dentro l'auto, apriamo il nostro menu interazione o touchpad, come volete chiamarlo, raga, e cerchiamo di diventare membri della Sicuro Server o dell'MC, perché ultimamente è diventata un'impresa, ragazzi, diventare membri di un'organizzazione, perché veramente spawni un quarto d'ora prima che funziona il menu, oppure nelle pubbliche è sempre pieno. Quindi dopo tanti minuti di attesa, raga, sono riuscito a diventare membro della Sicuro Server. E cosa facciamo a questo punto? Andiamo sullo stile, andiamo a switchare a destra e a sinistra lo stile. Quindi lo mettiamo e poi lo togliamo, ragazzi. Scendiamo dal veicolo e sbadabam, avremo il cinturone sull'outfit. Quindi a questo punto andiamo in un qualsiasi negozio e lo salviamo. Ora potete salvarlo dove volete, raga. Potete metterlo dove volete. Io userò sempre lo stesso slot, tanto per. Quindi a questo punto cosa facciamo? Per chi vuole farlo col casco colorato come l'ho fatto io, raga, che si armi di pazienza, perché c'è anche il cinturone col borsone, si bugga tutto. Quindi vi mettete questa maschera, ragazzi. Una volta che vi siete messi questa maschera aderente foresta, che la trovate al negozio di maschere nella categoria sci, ma tanto dopo ci dobbiamo ripassare, quindi ve lo farò rivedere. A questo punto cosa facciamo? Ci andiamo a indossare il casco con i quattro visori, raga, zebrato, che lo trovate sempre là, che è questo, raga. Ora ve lo faccio vedere, questo qua. Una volta che siamo in questa situazione andiamo a salvare l'outfit con la visiera tirata giù, raga, è fondamentale, ok? Con la visiera tirata giù salvate l'outfit e lo salvate dove volete. A questo punto dovremo andare a fare un glitchino. Quindi, raga, andate nel vostro menu interazione, andate su stile e vedete che qua c'è scritto sotto abito e tenuta da gara casco. Lì ci deve stare aperto grigio, raga, ok? Quindi, cosa fate? Andate dal negozio di caschi dove volete e vi comprate il casco aperto grigio. Se volete spiegazioni più precise per come fare questo glitch per colorare il caschetto, raga, vi lascerò in descrizione come fare, ok? Quindi vi vedete il video, là lo spiego preciso preciso. Comunque sia, andiamo qua dagli accessori, raga, e ci mettiamo la sciarpetta, questa qua, perché ci sta benissimo. L'outfit con la sciarpetta così, raga, sulla tipa, veramente veramente una bomba, secondo me. Ora cosa andiamo a fare? Come vi ho detto prima, raga, andate sullo stile e controllate di avere il casco aperto grigio, così riuscirete a fare il caschetto, quello con i quattro visori, verde. Quindi una volta che siete qua su caschi, avete messo aperto grigio, se non ce l'avete andate a comprarlo, raga, non costa nulla nella categoria caschi. Andiamo a rubare un veicolo del civile. Una volta che ci siamo rubati un veicolo del civile oppure un'auto, l'importante è che avete un'automobile, raga, perché dovete entrare all'interno del veicolo. Cosa facciamo? Controllate sempre che il vostro outfit sia salvato, raga, con la visiera tirata giù. Quindi una volta che avete l'outfit con la visiera tirata giù e l'avete salvato, ok? Questo è fondamentale per far funzionare il glitch. Anzi, se non vi riesce il trick, io vi consiglio di risalvare ogni volta l'outfit con la visiera giù, ok? Quindi a questo punto andate dalla macchina, raga, con la visiera tirata giù. E cosa facciamo? Andiamo nello stile del CEO dell'MC e switchiamo. Lo mettiamo
e lo togliamo e comparirà il casco all'interno del veicolo. Scendiamo dal veicolo, apriamo la visiera con freccia destra e sbadabam, ma avremmo colorato il caschetto ed è veramente una bomba, raga. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Ci andiamo a salvare l'outfit. Purtroppo, ragazzi, succede questo, che poi si leva la maschera sotto, ma nessun problema, salvatolo così com'è, che adesso ce l'andiamo a mettere. Quindi, una volta salvato, dovremo dirigerci verso il negozio di maschere. Una volta che siamo arrivati dal negozio di maschere, raga, dovremo andare nella categoria da sci e poi ci andiamo a cercare quello aderente foresta verde scuro. Questo qua a me mi risulta nel numero 83. A questo punto cosa facciamo? Ci andiamo a salvare l'outfit, ragazzi, e così già vedete che è veramente carino. Io ora andrò al cannocchiale, mi baggo al cannocchiale e ci metto anche gli occhiali. Vedete voi quali metterci, io ci ho voluto mettere questi qua semplici bianchi, sono carini, sono easy, sono femminili, ci sta sul personaggio femmina. Se vogliamo fare, diciamo, un outfit decente, carino, clean, non troppo glitchato, raga. Quindi a questo punto cosa facciamo? O ve lo tenete così, che è già bellissimo, ragazzi, a parer mio, semplice e veloce, mica tanto. Comunque, se volete, ci andate a mettere anche il borsone verde, ok? Se andate a mettere il borsone verde, link in descrizione dell'attività, ragazzi, ora ve lo faccio vedere magari velocizzato, mi raccomando, salvate due volte questo outfit, comunque sia salvate la parte alta, il casco, in un altro outfit, perché quando poi uscirete dall'attività del borsone, purtroppo leva il casco e quindi poi magari dovete rifare il glitch. Quindi o fate il borsone prima di fare il casco, oppure vi mettete questo casco su un altro outfit, lo salvate e poi ve lo rimettete, ragazzi. Quindi a questo punto vi faccio vedere al volo la cosa del borsone. Io mi sono fatto invitare nell'attività che vi lascio in descrizione, perché il secondo, raga, e quindi non l'host, prenderà il borsone aperto. L'host lo prende chiuso, il secondo lo prende aperto. Come facciamo a prendere il borsone? Entriamo dentro l'attività, andiamo su il menu interazione, switchiamo per 40 secondi luci vestiario, ragazzi. Dopo 40 secondi che abbiamo switchato le luci vestiario, apriamo il nostro menu Xbox. Per PS ora ve lo spiego. Quindi per Xbox aprite il menu e poi state col menu Xbox aperto finché non vi crasha. Ci vogliono circa 2 minuti e mezzo, 3, ok? Invece per Play, per PS5 precisamente, raga, se non sbaglio, tramite un iscritto aveva trovato questo metodo che mi aveva detto che per Play bisogna andare sulla lista dei giochi, ok, della console, e a quel punto si crasha prima. Per invece PS4, raga, dovete star fermi là finché non crashate, sono 13 minuti. A quel punto vi darà questo messaggio di allerta, ragazzi, che siete crashati per inattività e spawnerete con il borsone. Se non spawnate con il borsone, oppure spawnate e ve lo togli subito, switchate lo stile del CEO da in piedi, quindi no dentro il veicolo, ragazzi, e comparirà il borsone. Adesso cosa dovete fare? Dovete andarvelo a salvare, raga. Quindi per salvarlo andate dal negozio di maschere. Una volta che siete arrivati dal negozio di maschere, potete usare lo Sparrow, potete usare un Buzzard, potete usare quello che volete, l'MK2, come vi pare a voi. In poche parole, vi dovete lanciare dentro il negozio di maschere. Dovete atterrare al volo proprio nel negozio di maschere, in modo che quando poi il giocatore cade, fa l'animazione di rialzarsi, spammando freccia destra, si riesce a interagire, raga, e quindi salvare l'outfit. Adesso io non so per quale motivo stavo andando direttamente al cannocchiale, che devo salvare il borsone, ragazzi. Comunque, dopo tutti i miei svarioni, iniziamo col primo tentativo, mi lancio fallito alla grande. E invece, ragazzi, no. Fantastico, mi sono buggato subito, sono entrato nel negozio di maschere subito, ho spammato freccia destra, ho salvato l'outfit. Poi a questo punto me lo sono riselezionato e mi è comparso il borsone. Adesso
come vi ho consigliato prima, io mi avevo doppiato l'outfit, quindi vado e mi buggo al cannocchiale e metto l'outfit di prima. Mi glitcho, raga. Ammazzo qualcuno perché sono senza soldi, non posso interagire, quindi coi soldi posso interagire. Minchia, è diventato un trip sto glitch, raga. Comunque mi buggo, ci metto il caschetto verde e a questo punto siamo riusciti a passarcelo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video altrove, ragazzi. Vi voglio anche informare di supportare la nuova serie che esce ogni settimana, nuovo format. Bella regà, alla prossima. Sba da bam. Ah, mi raccomando, se vi servono account moddati, raga, non esitate a contattarmi. Link in descrizione. Nuovo lotto in arrivo. Ta ta ta.